Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per il nuovo invito quest'anno a questo importante incontro che si tiene qui a Trento. Parlando di welfare nuovo, di nuovo welfare e di welfare dal basso, direi che forse vale la pena di fare però una piccola precisazione in premessa. Il neoliberismo, che è la fase economica e sociale, no, di questa fase del capitalismo, ha già in parte obiettivamente distrutto il sistema di protezione sociale che noi abbiamo conosciuto in Europa nel corso degli ultimi decenni. Quello, che si è in qualche modo, per una particolarità di questa area, di questa regione del mondo, ha potuto svilupparsi dopo la Seconda Guerra Mondiale. E si è potuto sviluppare quasi esclusivamente in questa zona del mondo per due fattori che ricordo solo molto rapidamente. Da una parte una formidabile ripresa economica che c'è stata proprio grazie alle distruzioni della guerra e diciamo una possibilità dentro quelli che sono stati definiti 30 gloriosi, no? 30 anni di sviluppo senza interruzione, no? del capitalismo, forse una delle stagioni più gloriose appunto di sviluppo economico, che ha permesso, insieme alla formazione di una forte classe operaia, anche di una serie di margini economici che potevano permettere una sorta di spesa sociale utile evidentemente a costruire quel sistema di protezione che abbiamo conosciuto per tanti anni. L'altro fattore è un fattore più direttamente politico, del fatto che i governi occidentali fanno e decidono in quell'epoca di evitare il rischio che altri modelli in quella fase, ormai stiamo parlando di un'epoca geologica che è trascorsa, potevano essere rappresentati dalle alternative dell'Est europeo, dell'Unione Sovietica e cose di questo genere. Quindi per evitare, no, che ci fosse in qualche modo una trazione, no, dei lavoratori, delle classi subalterne rispetto ad altri progetti fuori dal capitalismo, si è in qualche modo forzato anche in questa direzione. Noi abbiamo chiamato in generale questo sistema un sistema keynesista fordista che ha consentito quel tipo di welfare. Ecco, diciamo, perché voglio dire questo in premessa? Perché loro, parlo del potere del sistema capitalistico, hanno puntato moltissimo a distruggere questo welfare, ci sono anche riusciti in parte, ma ancora il percorso è tutto da portare a termine, nel senso che c'è ancora molti margini di tutela del mondo del lavoro, di tutela sociale, su cui vogliono puntare per fare dei profitti. Io sono stato nelle ultime settimane in Cile. Il Cile è il paese che ha sperimentato prima di ogni altro proprio la cura da cavallo dei Chicago Boys ultraliberisti che hanno portato diciamo, al regime di Pinochet nel 1973. Ancora oggi, a distanza di alcuni decenni, di oltre 40 anni, gli effetti di quell'intervento da cura da cavallo delle politiche liberiste si fa sentire, dove ad esempio la questione dell'istruzione o della sanità per tutti continua a essere un sogno, per cui è una società che punta a dare delle garanzie, se va bene, a un terzo della popolazione e due terzi che ne sono totalmente esclusi. Questa è una cosa che ti fa vedere come gli spiriti animali del capitalismo vogliono andare ancora a mordere laddove ci sono ancora dei margini di protezione sociale dei cittadini, della gente, delle classi subalterne. Quindi una delle cose su cui dobbiamo assolutamente puntare è il fatto, in ogni caso, di difendere, di tutelare tutti quegli aspetti che alludono al bene della società, al bene pubblico, al bene comune, e su alcune di queste battaglie, tra l'altro, come ha dimostrato cose di cui abbiamo parlato lo scorso anno e anche quest'anno, è possibile ottenere persino delle vittorie, perché quando si va a toccare delle questioni che riguardano l'essenza stessa della vita delle persone, no, probabilmente si riesce con delle battaglie giuste a fare anche delle inversioni di tendenza, delle battaglie di inversione di tendenza. Dopodiché, naturalmente, siccome condivido il fatto, no, che abbiamo bisogno di ricostruire dei percorsi dal basso, questa difesa
pura e semplice non può essere sufficiente. Anzi, proprio per la solidarietà sociale che è stata in gran parte distrutta, mettendo appunto poveri contro poveri, oltre alla guerra che viene fatta ai poveri, abbiamo bisogno di ricostruire questo tessuto di solidarietà sociale con delle iniziative dal basso. Ora, la nostra esperienza, come sapete, è un'esperienza molto modesta, quella della Rimaflo di Trezzano sul Naviglio. Stiamo provando da 2 anni e mezzo a dare vita a un'esperienza di solidarietà tra lavoratrici e lavoratori che sono stati licenziati e diciamo, si sono trovati con la chiusura della fabbrica, giusto per parlare di mobilità sociale. Questa è una mobilità sociale che stiamo conoscendo molto bene, no? Quella di avere qualcosa e poi di essere buttati fuori da un'altra parte. Bene, io credo che la prima cosa che poteva saltare in mente, no, diciamo, dal punto di vista della costruzione di un sentimento di solidarietà, era quella di non lasciare solo nessuno di fronte alla crisi e di fronte al rischio di una situazione di miseria, che appunto questo significa la perdita di reddito e anche di perdita della dignità, no, delle persone. Allora, in che situazioni ci siamo trovati? Noi non avevamo risorse, lo Stato, le istituzioni, i padroni non ci danno le condizioni per ricostruirci un lavoro, non ci danno le condizioni per poter avere anche una sorta di reddito sociale o di reddito di cittadinanza. Ebbene, cosa ci resta se non la possibilità di riappropriarsi dei mezzi di produzione per ricostruirci una forma di reddito di dignità? Questa è la cosa che abbiamo pensato. Al di sotto di questo, no, non si può stare, cioè non ci si può semplicemente rassegnare al fatto che siamo esclusi da una possibilità di reddito e da una possibilità di conservare una dignità per poter campare. Naturalmente, che cosa ti dicono i poteri forti in tutte le loro declinazioni? Per avviare un'attività economica devi disporre di capitale e se non li hai devi farti anticipare in blocco tutti gli ammortizzatori sociali. E siccome ormai sono ridotti a una miseria, questo non ti basta. E quindi per comprarti dei macchinari, per pagarti degli affitti per diciamo, un'attività economica, hai bisogno di indebitarti tu, magari i tuoi genitori o i tuoi figli, dipende dalla situazione economica, magari gli amici, eccetera. Cioè devi creare una condizione di indebitamento di fronte a una situazione totalmente a rischio. Questa è la cosa che ti dicono. Tu vai alla Lega delle Cooperative, ti dicono questo: vuoi fare un'attività economica? Per carità, no? L'attività economica è libera, vuoi fare una cooperativa? Benissimo, indebitati. Allora, come diceva già giustamente Cristiana prima, ma noi qui non siamo in debito. Noi non dobbiamo aumentare i nostri debiti, noi siamo in credito, noi abbiamo bisogno di dire: questi hanno chiuso una fabbrica dopo aver speculato e costruito ricchezza sulla base del nostro lavoro e noi dovremmo costruirci nuovamente le condizioni di un indebitamento per riavviare un'attività economica. È sbagliato, il discorso è che appunto noi siamo in credito e quindi da coloro che hanno rubato sulle spalle dei lavoratori deve tornare indietro qualcosa che ci consenta per di riavviare un'attività. Se tu te ne vuoi andare in Polonia, come è successo a noi e tanti altri, no, a portarti la nostra ricchezza da un'altra parte per il tuo interesse di profitto, se te ne vuoi andare, benissimo, lascia qui i mezzi di produzione e ci penserà qualcun altro. Io devo avere il diritto di utilizzare quei mezzi di produzione per ricostruirmi una condizione di lavoro e di dignità. Questa cosa per noi è una cosa irrinunciabile, assolutamente irrinunciabile. Deve diventare il senso comune dei lavoratori che vengono espulsi dai processi di produzione. Questo è l'obiettivo. Allora, quello che ci raccontano appunto dalla Lega delle Cooperative e tanti altri, no, è la sorta di workers buyout, e questa è la cosa. Voi ricostruite un'attività economica, auguri, provaci, assumiti il rischio d'impresa, se ti va bene, benissimo, se non ti va bene, va bene, il sistema funziona così. Allora, noi diciamo, sia chiaro, noi non vogliamo avanzare nessuna critica nei confronti di chi decide di percorrere anche queste strade. Quando siamo in una situazione di difficoltà, ogni tentativo è assolutamente da sostenere, perché anche una cooperativa della più tradizionale possibile può essere una soluzione. Ma noi almeno ci siamo fatti un nostro punto di vista. E il nostro punto di vista è che su questa strada noi non ci vogliamo andare. Noi abbiamo detto di no a questo percorso. Noi abbiamo appunto già dato e non possiamo accumulare altri debiti.
Noi puntiamo al risarcimento sociale e per risarcimento sociale devono esserci dati appunto questi mezzi di produzione per lavorare e vivere, e noi vorremmo che questa diventasse una possibilità anche sul piano legislativo. Come sostiene anche Libera, l'associazione di Don Ciotti, quando la dignità e la legge sono in contraddizione è la legge che deve essere adeguata, non il contrario. Questa fase di crisi ha posto all'ordine del giorno, almeno così pensiamo come Rimaflo, la riappropriazione dei mezzi di produzione come punto di partenza per chi è stato escluso dal processo produttivo. Come operai della Rimaflo abbiamo occupato la fabbrica per farla ripartire senza padroni e ne chiediamo l'assegnazione gratuita almeno per un certo numero di anni. Poi naturalmente vedremo. E questa per noi la start-up operaia vera. È quella che ci interessa, non l'indebitamento nella speranza di diventare anche noi padroni. Capirai che bella speranza, tra l'altro. E come le fabbriche recuperate argentine a cui ci siamo ispirati, abbiamo cominciato a costruire sinergie con le forze sociali vive del paese. E stiamo parlando delle associazioni, delle università, delle competenze che esistono nella società che spesso non sono utilizzate, naturalmente insieme a tutte le realtà del conflitto sociale, come veniva già detto giustamente prima, per un progetto anche di economia alternativa e con modalità organizzative in forma di autogestione. Sì, perché se devi ricominciare, se devi ricostruire un lavoro che questo sistema ti ha tolto, perché è questo sistema che ha fallito, risottolineiamolo ancora una volta, devi pensare a un sistema economico e sociale diverso, un sistema economico e sociale che sia sostenibile, che sia legato ai bisogni veri della società, come ad esempio quello su cui abbiamo puntato noi e tanti altri, magari con esperienze diverse, sul riuso e sul riciclo, ma anche che sia legato, ad esempio, a un nuovo rapporto città-campagna. Voglio citare questa cosa proprio perché oggi c'è Michele a questa discussione. Con SOS Rosarno abbiamo cominciato un percorso 2 anni fa, l'abbiamo continuato poi con i produttori del Parco Agricolo Sud Milano. Può sembrare anche abbastanza strano, ma il Parco Agricolo Sud Milano è il secondo parco agricolo d'Europa, no? Si parla di Milano spesso come una città industriale, oggi lo è sempre meno, è una città del terziario sostanzialmente, ma non si parla mai dell'agricoltura della bassa milanese, no? Che è una delle agricolture più importanti, dove c'è una miriade anche di piccoli produttori. Ebbene, noi abbiamo cominciato con questi produttori, oltre che con SOS Rosarno, a costruire un progetto di logistica solidale. Tra l'altro, proprio nelle assemblee nazionali di Genuino Clandestino, anche l'ultima che c'è stata a Vicenza, c'è stato proprio un tavolo specifico, no? Per la costruzione di quello che abbiamo chiamato uno spazio fuori mercato, cioè una possibilità che proprio a partire da uno dei bisogni primari come quello del cibo si possa costruire un percorso che mette insieme, non più in modo separato, quindi con interessi diversi, il produttore, la logistica e lo stoccaggio, ad esempio come facciamo noi di Rimaflo, i gruppi di acquisto solidale, le cucine popolari, i mercati contadini, creando una sorta di comunità, come la definisce giustamente Genuino Clandestino, in cui si discute insieme una serie di meccanismi di che cosa si deve produrre in relazione ai bisogni che possono uscire anche dal sistema tradizionalmente mercantile, da rapporti mercantili. E questa è una cosa importante, perché non stiamo facendo utopia di un modello di società, diciamo, dei sogni. Stiamo cercando di capire come nella situazione di crisi puoi cercare di rompere con dei meccanismi che ti obbligano a stare dentro una struttura, diciamo, di mercato che non riesci più a reggere, perché non hai reddito, perché non riesci a combinare una situazione economica con una situazione monetaria. Tra l'altro è proprio l'esempio greco anche su questo piano, no, che ci può dare degli insegnamenti importanti. Quindi sulla questione del nuovo rapporto città-campagna, cercare di costruire un qualcosa che sia del tutto alternativo e autonomo dalla grande distribuzione organizzata. È un passaggio chiave, guardate, sulla possibilità di stabilire e di individuare un percorso di modello economico alternativo a partire dai bisogni più fondamentali, come abbiamo fatto delle battaglie importanti sulla questione dell'acqua, che bisognerà continuare a fare, perché su questo ovviamente ci sono i rischi molto molto evidenti di dover tornare indietro. Proprio anche la questione dell'alimentazione e del cibo è una questione diciamo, su cui si può far leva per riuscire a introdurre dei meccanismi diciamo, alternativi a quelli ufficiali. L'ho detto in tantissime occasioni,
Rimaflo, fabbrica recuperata e autogestita, non è un modello, ma è una sperimentazione. Ci stiamo provando. Proprio qui dicevamo un anno fa che da soli non ce la potevamo fare, che c'era bisogno di un'alleanza tra i conflitti sociali, che c'era bisogno di una coalizione sociale. Usavamo proprio questo termine, qua, una coalizione sociale. Ora, questo termine pare che abbia fatto abbastanza strada e ci sia anche qualcun altro abbastanza autorevole, no, che se in qualche modo ha rilanciato questa cosa. Non ci interessa il copyright, ovviamente. Quando Maurizio Landini ha lanciato questa idea della coalizione sociale, nella situazione disastrata italiana, di difficoltà enorme che abbiamo di connettere i conflitti sociali tra di loro, noi abbiamo detto, se si va sulla strada di un nuovo welfare ricostruito dal basso, di forme di mutualismo, di superare le stanche vertenze sindacali che arrivati a consumare dei presidi davanti ai luoghi di lavoro poi si disperdono in un nulla di proposta di economia alternativa, ben venga l'idea di una coalizione sociale che si ponga queste questioni. E in ogni caso, a prescindere dalle dinamiche che possono venire fuori sul piano dei gruppi, eccetera, sul piano nazionale, quello che ci interessa è che sul terreno locale si facciano delle sperimentazioni sul serio in questa direzione. Costruiamole dal basso questi percorsi di coalizione sociale e forse si creerà anche una dinamica positiva sul piano generale, anche con i riflessi politici, perché questo può dare anche degli sbocchi a partire proprio dalla realtà più vicina alla gente, che sono quelle dei comuni. Ma naturalmente c'è anche qualche ma, nel senso che nel momento attuale noi ci troviamo a scontrarci, e lo lascio proprio in conclusione questo ragionamento, sul fatto che abbiamo dei poteri forti che ci stanno contrastando. Noi abbiamo cominciato questo percorso puntando alla regolarizzazione dell'occupazione, nel senso che sapevamo, come è successo per le fabbriche occupate e recuperate argentine, che non potevamo riavviare un'attività di produzione semplicemente occupando uno spazio e senza puntare alla regolarizzazione di questo spazio. Noi sapevamo che dovevamo arrivare a un momento di trattativa con le controparti, a partire dalla proprietà, che per noi è una banca, è Unicredit, di riuscire ad avere qualche cosa tra le mani che garantisse la regolarità dell'occupazione. Purtroppo non solo ci siamo trovati una controparte, Unicredit, che ha capito esattamente il ragionamento che noi facciamo, che se riusciamo a ottenere dopo alcuni anni di occupazione la regolarizzazione di quella situazione, quindi la riappropriazione in termini di bene pubblico di quel tipo di situazione, molte altre situazioni potrebbero partire e esattamente fare la stessa cosa, magari molto meglio di come l'abbiamo fatta noi. E quindi, siccome Unicredit ha in giro per l'Italia centinaia e centinaia di capannoni vuoti, magari con dentro dei macchinari, magari con delle fabbriche che stanno dismettendo, eccetera, eccetera, temono esattamente il contagio, che è esattamente il progetto che noi abbiamo, di generalizzare, se possibile, questa iniziativa, per cui hanno una forte resistenza ad arrivare, come potete immaginare, a un accordo con noi. Ma quello che non ci aspettavamo, si fa per dire, è che proprio un'amministrazione comunale, anche di un piccolo comune come Trezzano sul Naviglio, che pure è passata dal centro-destra al centro-sinistra nelle ultime elezioni, abbiamo trovato degli ostacoli. E questo ce lo dobbiamo dire fino in fondo, perché non ci possono attaccare frontalmente, perché sul piano politico è evidente che c'è un impatto molto positivo rispetto alla popolazione. State ricostruendo una condizione di lavoro, non siete rimasti con le mani in mano, vi state ridando un reddito e una possibilità di futuro. Su questo l'impatto è trasversale e molto forte. E allora come ci attaccano? Ci attaccano sulle questioni violazione delle norme urbanistiche, per cui ci arrivano sanzioni, denunce di decine di migliaia di euro. È su questo che cercano di metterci in difficoltà, cercano di tagliarci le gambe proprio sulle misure amministrative, perché è la modalità per cercare di spezzare questa iniziativa. Allora noi diciamo chiaramente a tutti quanti che noi non ci lasceremo piegare. Questa cosa qua non l'accetteremo, noi resisteremo su questo piano, ma la questione è che non possiamo resistere da soli. Non possiamo resistere da soli.
il discorso della coalizione sociale dal basso, dell'unificazione dei conflitti, di mettere in rete le varie esperienze di costruzione di percorsi alternativi, come diceva Cristiana prima, è essenziale per la sopravvivenza di questi progetti e per noi stessi. È per questo che noi, diciamo, non solo vogliamo resistere per noi stessi, vogliamo resistere perché possa sopravvivere l'idea di un'alternativa possibile. Questo sistema non ci sta dando delle risposte. La questione delle povertà, la questione della disoccupazione è in crescita, non si sta bloccando, non stiamo uscendo dalla crisi, non c'è un'alternativa a breve termine. Una generazione intera rischia di essere esclusa dal reddito e da una condizione di vita degna. Questa cosa qua ce la dobbiamo porre oggi, non abbiamo di fronte anni di tempo, è questo il momento su cui dobbiamo giocare le carte. Io sono molto contento che la FIOM di Milano, un sindacato da cui sono praticamente stato espulso alcuni anni fa, decide oggi, sulla base diciamo di questa nuova idea di coalizione sociale, di fare la propria festa di Milano all'interno della fabbrica autogestita Rimaflo. Siamo molto contenti di ospitare Maurizio Landini dentro questa cosa. Naturalmente ci auguriamo che rispetto alle promesse di impegnarsi su questo terreno ci siano anche delle conseguenze pratiche sull'attività dei lavoratori, dei delegati, degli iscritti a questa organizzazione, di riprodurre forme di mutualismo e di forme sul territorio di aggregazione tra tutte le forze del conflitto sociale. E questa è un pochettino la speranza con cui ancora una volta portiamo il nostro piccolo contributo a un importante convegno come questo dell'oltreeconomia. Grazie ancora a tutti quanti.